Bentrovati cari amici di Teleradio Padre Pio con Padre Pio nella mia vita, dove i protagonisti siete proprio voi, ci raccontate la vostra storia, storie di devozione, ma anche storie legate a vere e proprie testimonianze, quando voi stessi avete incontrato Padre Pio e la vostra vita è cambiata. Tanti di voi ci hanno raccontato che molte volte sono stati qui a San Giovanni Rotondo e hanno portato a casa un ricordo veramente significativo. Molti giunti qui a San Giovanni Rotondo quasi per curiosità, ma poi con questo incontro straordinario hanno intrapreso un itinerario di conversione. Padre Pio nella mia vita, ecco, il sabato mattina, cari amici, siete proprio voi i protagonisti a raccontare le vostre storie. Avete a disposizione un indirizzo di posta elettronica, Padre Pio nella mia vita, @teleradiopadrepio.it, oppure se volete potete chiamarci allo 0882 41 83 80, dove la nostra Grazia Pia risponde alle vostre telefonate, ecco, e soprattutto alla domanda dove voi siete protagonisti. Ecco, come ha cambiato Padre Pio la vostra vita? All'interno di questo programma del sabato mattina vogliamo anche raccontarvi la storia di tanti che lo hanno conosciuto, che hanno avuto modo di incontrarlo e quell'incontro straordinario gli ha un po' sconvolto la vita. Come ad esempio quest'oggi vogliamo raccontarvi, grazie ad un'intervista del nostro direttore Stefano Campanella, vogliamo raccontarvi la storia e l'incontro straordinario di Padre Pio con il professor Mario Stallone, il medico di Togliatti, che salutiamo caramente e ringraziamo per la sua disponibilità, ed in modo particolare ci racconterà questo incontro. Da quell'incontro poi la sua vita è cambiata, ecco, è stata un po', possiamo dire, tra virgolette, stravolta. E quest'oggi con Padre Pio nella mia vita, ecco, ancora ricordo a tutti voi la possibilità che avete di interagire con noi, lo potete fare anche subito dopo la trasmissione, allo stesso tempo per raccontare la vostra testimonianza, per raccontarci come Padre Pio è entrato nella vostra vita e come poi ha sconvolto un po' il vostro percorso di vita. Volevo subito cominciare dando uno sguardo ad un testo di testimonianze, ed è proprio padre Marcellino Iasenzaniro, un confratello di padre Pio, che ha raccolto tantissime testimonianze, in particolare quando ci racconta la grande solidarietà che aveva padre Pio nei confronti dei suoi figli spirituali. Ad esempio, nella cronistoria del convento troviamo un'espressione che vanno ad annotare i frati cappuccini, una sorta di annotazione che diventa significativa per tutti noi. Ad esempio, Viviana Guidi, una donna graziata da Padre Pio, che ricorreva a lui perché era tormentata dal diavolo in vari momenti della sua giornata. E Padre Pio rispose: "Figliola, stai tranquilla, con quel Signore me la vedrò io per te." Ecco la solidarietà di San Pio da Pietrelcina, soprattutto nell'andare a rendere più coraggiosi e sicuri i figli spirituali. Sappiamo che Padre Pio indicava in particolare ai figli spirituali la via della croce, non li lasciava soli lungo il cammino doloroso. E ad esempio un racconto che arriva direttamente da un'altra figlia spirituale, Maria Merla, scrive: "Papà si ammalò gravemente fino a ridursi in fin di vita. Mamma, che aveva me di 2 anni, ed era incinta di 8 mesi, si sentì sull'orlo di un baratro profondo. La sera del 14 ottobre del 1935, disperata, si avviò verso il convento, quando era già tardi. E le prime ombre della notte scendevano sul sentiero che portava al convento dei frati minori cappuccini. Salendo, inciampava, cadde 2 volte, ma giunta sul piazzale della chiesetta, scorse che la porta del convento era ancora aperta, si rincuorò. Entrò e vide, con sua meraviglia, sul fondo del piccolo corridoio Padre Pio che stava aspettando. La povera donna gli baciò la mano e sentì dirsi: "Che sei venuta a fare a quest'ora, Maria?" "Padre Pio, mio marito sta morendo." Il santo, dopo essersi raccolto per alcuni istanti nel silenzio, rispose solo: "Aspettami", ed entrò in sagrestia. Uscì poco dopo, recando tra le sue braccia un crocifisso grande quasi una sessantina di centimetri. "Figlia mia, questa è la croce", disse a Maria, "che porterai tu per tutta la vita."
Ma ricordati che qui c'è un padre che ti vuole bene e ti aspetta, disse. Il giorno dopo il papà morì. Mamma, racconta la figlia, si chiuse in sé, entrando in una depressione che la condusse sull'orlo quasi del suicidio. Lo tentò, voleva gettarsi in un pozzo che era nelle vicinanze di casa sua, qui a San Giovanni Rotondo, ma mentre andava sentì proprio una voce che le disse: «Che fai? Che fai? Uccidi te ed il bambino?» E questa, alludendo proprio alla figlia che ci sta raccontando questo aneddoto, a chi la lasci? Era il padre Pio che la richiamava e mamma l'ascoltò e si legò a lui per sempre. Nacque poi il fratellino, mamma disse tra sé: questo deve studiare. Quindi cominciò a fare il pane che poi vendeva. Il padre era contento e seguiva ogni movimento, ma quando vide che questa attività la stava distruggendo per il poco riposo che si poteva concedere, le consigliò di mettersi a servizio presso un'altra famiglia di un'altra cittadina. Perdeva un po' di indipendenza, ma aveva una vita più tranquilla. Quello che dispiaceva a mamma, racconta la figlia, era che dopo aver ascoltato la messa al mattino presto, non poteva risalire in convento nella tarda mattinata per prendere la comunione. Quando padre Pio, terminate le confessioni delle donne, la distribuiva proprio in chiesa, glielo impedivano quelle signore che le serviva. Se ne lamentò proprio con padre Pio, ma lui la rassicurò: tu vieni lo stesso. E da quel giorno nessuno le fece più osservazione per questa breve assenza. Il padre aveva provveduto a parlare con chi di dovere. Così padre Pio si tenne mamma sempre vicino, protetta dal suo sguardo paterno. E questa è una delle tante storie che vengono raccontate in questo libro di padre Marcellino, il padre, sacerdote carismatico, nel capitolo dedicato alle testimonianze. E noi quest'oggi vogliamo raccontarvi la storia del professor Mario Stallone, che ci racconta questo incontro straordinario che poi gli ha sconvolto la vita. Si ricorda chi era presente a quell'incontro? Dove? L'incontro fra Don Carlo Wojtyła e padre Pio. Chi era presente? Io ero presente. Oltre a lei? Nessuno altro. Quindi soltanto lei, il Papa e padre Pio. Futuro Papa e padre Pio. Dato momento, quando padre Pio fu isolato per 2 anni, ha sofferto le pene dell'inferno, però obbediva. Proprio dentro, andammo nel convento, capito? Girando l'ultima porta a destra, poi salimmo dove lui sedeva regolarmente, perché lui sedeva al terzo posto, a terza altezza, sulla sinistra, padre Pio. Nella veranda, quindi? Sì, e cosa succede? Succede là, che venne padre Gemelli, questo non lo sa nessuno. Lo so io e l'ho scritto. Padre Gemelli venne, che voleva vedere, perché padre Gemelli era un medico, sì, voleva vedere le piaghe, capito? Sì, sì, sì. Di questo prete che raccontava gli stigmati, eccetera, eccetera, per vedere se erano maleodoranti, eccetera. Padre Pio mi disse: che faccio? Ci penso io, non lo faccio neanche entrare, lo caccio via, via, non sei degno di stare qua dentro, sei uno sporco lurido medico. Da allora sono cominciati i guai per padre Pio, da questo mio intervento, perché il santo San Pio voleva, poi la gente non capisce niente, ma capiamo io e te, lasciare perdere. Allora, padre Pio sopportò e da allora fu esonerato, non poteva dire più la messa, non poteva fare più niente. In che anno avvenne questa visita di Gemelli? Non se lo ricordo. Adesso non posso stare a precisare tutto così. Sì, sì, sì. Ma così venne. Sì. Fatto questo, padre Pio, dice: che faccio? Niente. Io ero arrabbiato. Dice: ma perché? Ma come? Ma la chiesa lo fa per fregarsi i soldi? Perché arrivavano tanti soldi là. Perché andrai da padre Pio, che si è permesso a togliatti? Togliatti, vai pure.
perché c'era Carlo Campanini, attore, balbuziente, ed era la spalla di Walter Chiari. E Carlo Campanini ha portato da Padre Pio tutti quanti, compreso Beniamino Gigli. Ed io ho scritto che di Gigli, Padre Pio gli disse, ti chiami Giglio ma non sei un Giglio, vattene. Giglio andò via, pianse, aveva guardato nella scienza, ritornò, chiese perdono e disse, beh, adesso sei un Giglio. E lo riammise che poteva andare a trovarlo, perché lì era tutta la gente che andava lì a trovare Padre Pio per poter chiedere qualcosa, eccetera. E che bello questo. E quindi chiese il permesso a Togliatti. Io dissi a Togliatti, no, vai, devi andare, perché non vai? Diciamo al medico di Togliatti, va, vai. Io ho aspettato un anno. Un giorno c'era Carlo Campanini, io dovevo battezzare a Marcello, mio figlio. Non cresimarlo. Io abitavo in via Pianova 197 e di fronte c'è la chiesa Ogni Santi, di fronte. Quindi scendevo le scale e c'era la signora Druso che saliva. Mentre sale la signora Druso io sento questo profumo. Metto il naso e subito a questa signora Druso, questo mi mortifica, mi fa, dice, caro dottore, sei bravo, ma io quando vado in chiesa non metto profumo. E l'avevo sentito. Mortificato, scendiamo, sempre io e Campanini, ad aprire la porta a vento, dove il portiere era Ciabattino, tu pensa un po', Ettore faceva il Ciabattino. Quindi puzzava da tutto. Apre e si risente un'altra volta. Stavolta lo sente anche Campanini. Io e Campanini. Ma fa, è padre che ci dà la benedizione, ma tappaputta. Lo guardo in tasca per vedere se c'aveva qualche fialetta che rompeva, eccetera. Non aveva niente, nessuna fialetta, non c'aveva niente. Allora, andiamo avanti. E all'improvviso vidi Padre Pio che mi chiama. Io dovevo andare a fare una visita. Al mio sedile. Vado per Cepal, ma era fantasma. Però mi parla e mi dice, guarda che tu vai via Pianova 187, così là. Al terzo piano troverai un vecchio che sta morendo. Forse lo trovi morto. Non fargli il salasso. Fai una cosetta qualsiasi, guarirà. Io vado, salgo, vedo quest'uomo, era morto, gli faccio una puntura di cardiosternol così e sto fino all'alba. Questo torna lucido. La mattina alle 7, visto che stava bene, io vado via. Vado al bagno per lavarmi le mani e poi vado via. La donna, malata anche lei, guarita bene, tutte e due questi qua, brillantemente a posto, fa la moglie al marito. Oh, forse, che hai fatto? Ho pregato Padre Pio 3 giorni fa e mi ha detto che non mi dovevo preoccupare perché non saresti morto, che mandava un giovane medico. Ed è quello che si sta a lavare le mani. Io lo sento. E mi racconta il fatto che aveva detto, aveva sognato Padre Pio, ti mando un medico, il giovane, eccetera, eccetera. Questo mi conferma una cosa. Traumatizzato io per Padre Pio. E tu lo dici dappertutto. Dappertutto Padre Pio. E se io ho realizzato qualcosa e sono qualcuno, grazie a Padre Pio. Lui che mi guida. Con Terrinone era un frate
che stava con me in clinica medica nel periodo illegale, faceva il cappuccino. Io ero l'aiuto del professor Fruguni, che veniva, stava con me. Mia moglie faceva qualcosa da mangiare qualche volta, un po' di carne, la portava in clinica e lui mangiava con me. Andato vinto con Terrinone, noi andiamo da Padre Pio. Io porto la macchina, c'è una tema. Vado io, mia moglie e Terrinone. Sbaglio strada. Andato vinto, c'è un precipizio. Dopo, si accende un faro grosso, la macchina si è posto da sé. E arriviamo alle 4:30 della mattina da Padre Pio, San Giovanni Rotondo. Entriamo dentro, apre la porta e mi fa: Lazzarò, mo sei venuto. E tu ti credi che sei un bravo medico? Tu sei bravo, perché sto io dietro di te. Cosa terribile. Tu pensa. Quindi quello è stato il primo incontro con Padre Pio. Anno? Oh. Dunque, anno, dico, 44 così. 43-44. Torniamo a Wojtyła e a Padre Pio. Lei si ricorda se Wojtyła era accompagnato da altre persone a San Giovanni Rotondo? No. Venne da solo? Da solo. Questo prete venne da Cracovia. Così. Per venire a vedere, a sentire. E quando si incontrò con Padre Pio, ero presente, Padre Pio gli disse: ma io, ricordate che tu sarai papa e lo sarai nel sangue. E lei, quando si è incontrato con Giovanni Paolo II, gli era ricordato questo episodio? Come no? E lui che ha detto? Oh, Mario mio, ti voglio bene. A me voleva un bene, vuoi dire che tu non hai idea. E quindi si ricordava dalla profezia di tutto. Padre Pio? Tutto. E lei si trovò casualmente a questo incontro? Si trovò casualmente a questo incontro? A quale? A quella da... L'incontro fra Padre Pio e Wojtyła? No, io stavo lì da Padre Pio, no? E quindi mentre stavate voi è arrivato, questo prete dalla... come si chiama? Cracovia. Da Cracovia. Bene questo prete, no? Ma in convento lo accompagnò qualcuno, un frate? No, sono venuto da solo. Si presentò? Sono venuto da solo. Quindi voi stavate nella veranda davanti alla cella di Padre Pio? Io stavo con Padre Pio, stavamo là, fuori nel giardino. Ah, nel giardino fuori. E viene questo prete, capito? Padre Pio lo guarda e fa: vieni, ricorda, tu sarai papa e lo sarai nel sangue. Ebbene, ringraziamo il nostro direttore Stefano Campanella, ma soprattutto Mario Stallone, ricordiamo, medico di Togliatti, attraverso questo incontro straordinario con San Pio da Pietrelcina. Ecco, vi invitiamo, cari amici, a raccontare la vostra testimonianza, a raccontare come Padre Pio è entrato nella vostra vita, anche se avete conosciuto Padre Pio dopo la sua morte, lo avete conosciuto attraverso i vostri genitori, attraverso i vostri nonni. Il racconto di coloro che lo hanno conosciuto. Ecco, come Padre Pio è entrato nella vostra vita e in un certo senso possiamo dire anche la sconvolta, ecco, quando vi accompagna quotidianamente. Raccontatecelo, potete chiamarci allo 0882 41 83 80, così come in tanti hanno fatto e stanno facendo, e potete anche scriverci, se volete, allo Padre Pio nella mia vita, chiocciola,
teleradiopadrepio.it. Oltre alle diverse modalità di contatto anche sui nostri social network, ne approfitto anche per salutare tutti coloro che avranno modo di rivedere questa puntata e su YouTube, e su Twitter o su Facebook nella pagina Padre Pio TV. Basta solo cercare nella rete dove noi siamo presenti e potete mettervi in contatto con la redazione. Padre Pio nella mia vita, il racconto di coloro che lo hanno conosciuto, ma allo stesso tempo anche le storie di devozione, come Padre Pio ha cambiato, ha stravolto la vostra vita. Ecco, cari amici, raccontatecelo allo 0882 41 83 80, oppure potete scriverci un'email a Padre Pio nella mia vita, @teleradiopadrepio.it. La nostra Grazia Pia che risponderà alle vostre telefonate, ecco, vi dirà come fare per raccontare la vostra testimonianza, ecco come vi ha sconvolto, a volte anche in punta di piedi Padre Pio entra nella vostra vita. Ecco, raccontatecelo, condividete con noi questo vostro racconto, questa testimonianza con la famiglia di Padre Pio TV. Noi quest'oggi terminiamo qui questo nostro appuntamento, ma prima volevo farlo con una preghiera che ha scritto un suo confratello, Fra Renato Patrizio, che potete trovare sul testo Laudato Si mi Signore per averci dato Padre Pio. È una bellissima preghiera che ci invita un po' a ringraziare Dio per aver donato in un secolo tormentato questa bella figura di frate cappuccino straordinaria, quest'uomo che è stato missionario pur non viaggiando e pur non muovendosi da questo luogo, da San Giovanni Rotondo. Laudato Si, mi Signore, per averci dato Padre Pio, per averlo guidato nella gioia e nel dolore, tra luci e tenebre, tra sapori amari di assenzio e gaudi ineffabili di cielo, nel suo cammino terreno e verso la santità. Grazie, Signore, per averci dato Padre Pio, per il suo cuore di padre buono, padre affettuoso, tabernacolo vivente, pieno di amore per te e per le anime. Laudato Si, mi Signore, per averci dato Padre Pio, per averlo scelto e gradito come ostia di carne da immolare sull'altare del dolore per la salvezza degli uomini, i suoi fratelli, per averlo offerto al nostro tempo, al nostro mondo, come degna immagine di Cristo e del Cristo crocifisso. Laudato Si, mi Signore, per averci dato Padre Pio, un uomo, un frate, un santo consegnato alla memoria dei popoli e dei secoli, il cui nome è e sarà sempre in benedizione. Amen. Buona giornata. Se lo dà di Gesù. Ricordo ancora una volta quelli che ho detto ieri sera e l'altra sera. Non mettiamo in dimenticanza il nostro ultimo fine. L'altra sera vi disse una parte, ieri sera un'altra. L'altra sera vi disse che il fine nostro è quello di conoscere Dio. Disse che per grazia sua siamo nati in un popolo cristiano cattolico e la fede ci è stata infusa nel Santo Battesimo e aumentata e conservata con gli altri sacramenti. Ieri sera dissi ancora che l'ultimo nostro fine è anche quello di amare Dio, di servirlo con fedeltà. E disse pure che come si serve Dio, si serve con l'esatto osservante delle sue leggi e dei doveri che ciascuno di noi abbiamo abbracciato. E nell'esatto osservanza di questi sta la nostra perfezione. Dico esatta perché bisogna osservarla sempre con maggiore esattezza, con maggiore precisione, sempre con maggiore generosità. Adesso questa sera ci rimane l'ultima parte del nostro ultimo fine, quello è quello per andare a godere Dio. Non mi trattengo su questo perché il predicatore abbastanza ne ha parlato in lungo e in largo.
raccomanda una sola cosa, non mai arrestarci in questa corsa, non mai sgomandarci, perché a chi persevera sino alla fine, a questo è dato il premio. Vi do la benedizione per voi presenti e per tutti coloro che vi stanno a cuore. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria. Benedizione siano dato.